Expo Venin Sud 2017, altro nuovo player che presenta qui in questa settima edizione della Fiera di Catania delle novità. Mi trovo in compagnia dei fratelli Bardolino, tre fratelli originari di Napoli ma che hanno aperto la loro impresa nella città di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta, con qualche mese fa, con un brand che dice esattamente quali sono le intenzioni. Il brand si chiama Gran Caffè Opera e loro si chiamano Felice, Francesco, Mariano. E allora Felice Bardolino, Francesco Bardolino e Mariano Bardolino si sono uniti in modo davvero unico per riuscire a fare sinergia e realizzare un'opera d'arte, direi, un'opera d'arte con delle miscele studiate apposta per la distribuzione automatica e delle quali vi parlerà Francesco, che è il fratello che si occupa del reparto commerciale. Francesco, benvenuto dinanzi alle telecamere di VendingTV.it. Salve, un saluto innanzitutto a tutti i visitatori di VendingTV. Siamo qui per la prima esperienza in fiera, ci presentiamo con un progetto nuovo, partito solo 5 anni fa, è un progetto innovativo. Come dicevi tu, appunto, è un brand che già dal nome prende insomma quello che è tutto il filone nostro aziendale, quindi un caffè, un'opera d'arte, molto più di un caffè. Allora io ti interrompo perché devo farti un po' di domande. Intanto i prodotti, le miscele, le linee si chiamano come dei grandi artisti. Come dei grandi artisti del Rinascimento. Abbiamo la Leonardo, poi c'è la Raffaello, così via, Michelangelo e Donatello, così a rispecchiare gli artisti del Rinascimento per individuare appunto una miscela che rappresenta il massimo dell'aroma e del gusto in tazza. Dovete sapere che io ogni qualvolta incontro delle nuove torrefazioni o comunque dei nuovi brand, prima di accendere le telecamere chiedo: ragazzi, cosa mi fate assaggiare? Quale miscela mi fate assaggiare? E viene fuori così l'una o l'altra ancora, o addirittura mi propinano due, tre, quattro miscele tutte insieme e io le assaggio. In questo caso è capitato che io ho avuto modo di assaggiare tutte e tre le miscele, ma in modo appunto delicato. Io ne ho assaggiate solo tre, anche se sono quattro, e devo dire che sono tutte estremamente equilibrate. Quanto vi è costato lo studio di questo equilibrio, Francesco? Beh, ci è costato tanto in termini sia economici, ma soprattutto di tempo nella ricerca di miscele, di selezioni di qualità, a partire dalle origini fino a quello che è poi la fase di lavorazione, fino appunto al prodotto finale in tazza. Tutto ciò che abbiamo fatto con passione, con impegno, con tenacia, e facciamo ancora tutt'oggi, continueremo a fare, perché quello che garantiamo ai nostri clienti, cioè quindi una innovazione costante, una costanza qualitativa del prodotto, per stare sempre ovviamente al passo con il settore, con il mercato e le richieste del mercato. A proposito di ciò, abbiamo presentato in questa fiera delle pezzature nuove, che sono quelle che stiamo guardando in questo momento. Esatto, sono pezzature da 10 capsule e 15 cialde, quindi noi come facciamo come capsule 3 compatibili, c'è la lavazza Espresso Point, la lavazza Modomio e la Nespresso compatibile, abbiamo la cialda carta filtro che proponiamo invece in pezzatura in cartoncino da 15. Non abbiamo ancora nominato tutte le miscele, quali sono, come si chiamano? Leonardo, partiamo da una prevalenza di miscela robusta, una Leonardo, poi c'è la Raffaello, che invece è una miscela un po' più equilibrata, un equilibrio tra arabica e robusta, una miscela dolce e delicata. Poi c'è la Michelangelo, invece, a differenza della Leonardo, al contrario della Leonardo, con una prevalenza di arabica. E c'è il decaffeinato 100%, che
quando lo bevi sembra di stare a bere un caffè normale. È effettivamente proprio così, è uno di quelli che io ho assaggiato e che mi hanno fatto sgranare gli occhi, perché appare davvero al palato come un caffè normalissimo, cioè un puro 100% arabica o un equilibrato 70-30 o 50-50 tra arabica e robusta. Cosa proponete al mercato? Cosa proponete ai gestori? Allora, innanzitutto la nostra politica è molto semplice, accogliamo il rivenditore a braccia aperte, lo facciamo sentire a casa, lo coccoliamo, non solo col caffè. Allora, voi date una soluzione commerciale che non si ferma alla semplice fornitura di prodotto. Assolutamente no, cerchiamo di assistere il nostro rivenditore dalla A alla Z, in tutte le sue necessità cerchiamo di accontentarlo. Da quello che può essere un aspetto tecnico, un aspetto pubblicitario, cosa importante che proponiamo al nostro rivenditore è l'esclusiva di zona. Lavoriamo infatti con il nostro prodotto solo in esclusiva di zona. E poi date una serie di materiali a corredo. A corredo, come materiale pubblicitario a titolo gratuito che forniamo ai nostri clienti, sia gestori, distributori che rivenditori con punti vendita. A proposito di ciò, abbiamo proposto anche in fiera un nuovo progetto con una Fidelity Card tesa proprio a fidelizzare il cliente finale con una raccolta punti. Come funziona? Vogliamo spiegarlo in pochi secondi? Pochi secondi, sì. Allora, semplicissimo. Ad ogni confezione acquistata grande, quindi di 150 cialde, 100 cialde, 100 capsule, corrisponderanno dei punti che si andranno via via ad accumulare, il cliente finale li accumulerà e avrà una brochure con dei regali che potrà scegliere e ritirare direttamente presso il suo rivenditore di fiducia, che sia distributore, gestore o punto vendita. Bene, ne saprete di più sul prossimo numero di Vending News, la rivista di approfondimento della distribuzione automatica dedicata al vending e al popolo del vending. Ne saprete anche di più attraverso la Vending Newsletter e le notizie che nei prossimi mesi vedranno tra i protagonisti anche questo brand. Un brand di cui sentirete parlare prossimamente e che vedrà di certo anche una gran preferenza da parte dei consumatori finali. E allora, Mariano, tu che ti occupi della scelta dei materiali e del magazzino e della logistica, di tutte quelle cose che poi sono molto delicate, saluta gli amici di VendingTV.it. Un saluto a tutti gli amici di Vending TV e ci vediamo alla prossima fiera. Grazie. Prossima fiera che potrebbe essere proprio Venditalia 2018. Sì, l'obiettivo è quello. Speriamo di esserci, siamo tesi per questo evento, insomma, quindi speriamo di incontrarci a Milano. È un buon proposito, quindi spero di vederti lì, anche perché non c'è fiera che si rispetti senza Fabio, senza l'amico Fabio Russo. Grazie. Questi mi fanno martire, amici. Grazie, grazie a te Fabio, grazie per la disponibilità. Francesco, ci vedremo naturalmente nei prossimi giorni qui a Catania, nei corridoi di Expo Vending Sud, settima edizione, ma ci vedremo poi anche e soprattutto a Venditalia, la kermesse internazionale riconosciuta come la più bella in Europa su forma biennale. Saluto gli amici di VendingTV.it. Un saluto a tutti gli amici di VendingTV e mi raccomando, buona pausa caffè con un gran caffè opera. Con un gran caffè opera. Io nel frattempo un'altra ora a telecamera spenta lo gusto, ma lo gusto veramente, cioè lo bevo tutto, non lo assaggio solamente per capire di cosa stiamo parlando e di cosa parlare, lo gusto davvero, quindi mi aspetto che mi offriate davvero il meglio. Amici, voi non andate via, mentre io, una volta gustato, passo ad altro player per presentare le novità qui a Expo Vending Sud 2017. Non andate via. Ciao a tutti.